L'urina sulle punture di medusa proprio non funziona, dai, ripetiamolo tutto insieme. Ciao, sono Rossella, sono la vostra farmamica e in questo video vi parlerò come intervenire prontamente sulle punture di medusa o di vespa. Perché sì, vi piace andare al mare mentre tutti gli altri lavorano? Beh, bisognerà correre anche dei rischi. Le meduse nel mare ci vivono e siamo noi che andiamo lì a disturbarle e quindi ci vedono come dei predatori, per cui quando strisciano delicatamente sulla nostra pelle rilasciano delle piccole particelle urticanti che causano quella sensazione proprio di bruciore e dolore. Ma alt! In questi casi non bisogna strofinare, non bisogna applicare dell'urina, ma bisognerà utilizzare dell'acqua di mare, meglio se riscaldata. In questo modo le particelle che sono rimaste adese alla nostra cute andranno via, non scoppieranno e quindi non rilasceranno ulteriore sostanza urticante. Oltre a questo è possibile dopo applicare delle creme senza sfregare, consigliate per esempio dal vostro farmacista. Nel caso in cui invece siate stati punti da una vespa, prima di tutto se siete allergici allertate subito i soccorsi. E comunque attenzione, perché le vespe, al contrario delle api, sono un po' cattivelle, in quanto sono in grado di pungere più volte, per cui se la vespa che vi ha causato questa punturina è ancora in giro, beh, allontanatevi con discrezione. Dopo la puntura vi consiglio di applicare subito del ghiaccio, dell'acqua molto fredda. Questo causerà vasocostrizione e quindi impedirà al veleno della vespa di espandersi a livello della vostra cute. Solitamente il decorso è lieve, circa 2-3 giorni, si avrà un'eruzione cutanea rossa, fastidiosa e dolorosa, su cui potrete applicare delle creme a base di idrocortisone, comunque parlatene sempre col vostro medico o con il vostro farmacista. Potrebbero a volte insorgere invece dei sintomi un po' più elevati, come per esempio febbre, brividi, per cui si possono prendere dei farmaci come antidolorifici oppure antipiretici. Allora, questo è il mio ultimo video prima delle vacanze. Io vi saluto e se ve lo state chiedendo, sì, tornerò a settembre. Ciao e buone vacanze a tutti!